Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle ASICS Gel Trabuco 12. Insieme ne vediamo pregi e difetti, ma soprattutto cercheremo di capire se sono ancora le migliori scarpe da trail che si possono acquistare. Ma iniziamo con la recensione. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Trabuco 12 e qui troviamo la suola ASICS Grip che abbiamo visto anche sui vari modelli di ASICS. Una suola sempre ottima con un tassello alto 4 mm che presenta anche delle piccole scanalature per aumentare il grip su tutta la parte di fango e devo dire che è una suola che lavora veramente molto bene. Su tutta la parte di sterrato, strada bianca, single track eccetera nessun problema. Su roccia asciutta, magari anche bella unta, tiene veramente bene. E dove questa ASICS Grip mi ha sempre sorpreso è sulla sua tenuta su roccia bagnata. Veramente tiene da Dio. Pensate che io l'ho utilizzata su una mulattiera in discesa dove c'era roccia bagnata, fango e anche un po' di neve ed ha tenuto senza nessun problema. Davvero un'ottima suola. Per quanto riguarda invece la parte del fango, anche lì mi ha stupito, lavora molto molto bene. Naturalmente se poi però andiamo a trovare del fango molto viscido, non avendo dei tasselli particolarmente alti, in quel caso tende un po' a scivolare. Dunque devo dire una suola veramente fatta bene, una suola che mi è sempre piaciuta, una suola molto ben bilanciata che ci permette di correre su praticamente quasi tutti i tipi di terreno. Passando invece all'intersuola di queste Trabuco 12, qui troviamo il classico FF Blast di ASICS con un'altezza del tallone di 35 mm, 27 mm sull'avampiede, quindi un drop 8. Un'intersuola che mi è piaciuto perché è quell'ottimo bilanciamento tra ammortizzazione e reattività. Per intenderci, ci si può correre anche a 4-4,30 al chilometro e la scarpa risponde molto bene. E allo stesso modo ci si può correre anche a distanze ultra senza aver nessun problema. Un'intersuola che mi è piaciuto anche perché nella parte anteriore ha anche un plate che va a proteggerci dagli impatti contro le rocce. Quindi anche da questo punto di vista ci va a proteggere molto bene. Passando invece alla tomaia di queste Trabuco 12, che è dove cambiano rispetto alle Trabuco 11, qui troviamo una nuova tomaia, molto più traspirante, una tomaia molto più leggera, ma iniziando dal puntale, il puntale classico di questo tipo di scarpa è un puntale che è mediamente duro, roba che se ci prendete a calci una roccia, diciamo che un pochino il male lo sentite, non è proprio duro duro. Una tomaia, come vi dicevo, molto più traspirante, realizzato con un mesh a trama più larga per far sì che ci possa passare più aria, quindi la renda più traspirante. E devo dire che io l'ho bagnata diverse volte in questo periodo che l'ho provata e si è asciugata molto velocemente, quindi sicuramente la traspirabilità è aumentata tantissimo. Per quanto riguarda invece la zona del tallone, qui troviamo un classico tallone abbastanza strutturato, che non ci fa prendere storte quando corriamo anche sulle discese più impervie. La cosa che poi mi piace è che troviamo un inserto in gel nella parte dell'intersuola sul tallone e che ci aiuta ad assorbire gli urti quando proprio andiamo nelle discese più ripide. Un tallone molto ben imbottito, non dà fastidio, ci si riesce a correre molto bene anche su terreni più obliqui, quindi devo dire che tallone anche lui promosso. Per quanto riguarda la zona di linguetta e lacci, linguetta classica, ben imbottita, svolge attivamente il proprio lavoro. Anche i lacci sono molto classici, svolgono ottimamente il proprio lavoro. La chiusura dei lacci poi fa sì che la scarpa calzi molto bene attorno al nostro piede, questo non si muova all'interno della scarpa e devo dire che ci si riesce a correre molto bene grazie a questa allacciatura. Per quanto riguarda invece la grandezza dell'avampiede, devo dire un avampiede mediamente grande, abbastanza classico. Io ho preso lo stesso numero delle Trabuco 11 che avevo provato l'anno scorso e mi sono trovato molto bene. Quindi direi che da questo punto di vista potete prendere il vostro classico numero senza nessun problema. Arriviamo dunque a capire a chi consiglio questo Trabuco 12. Secondo me va bene un po' per qualsiasi tipo di atleta. Dall'atleta più principiante all'atleta più esperto. Dall'atleta che magari cammina di più durante la gara all'atleta che corre di più durante le gare. Questa Trabuco 11 la si può utilizzare praticamente su quasi tutti i tipi di terreno, come vi dicevo, dal single track, lo sterrato, roccia, anche bagnata. Il fango, magari se è troppo viscido, fateci un pochino attenzione. E a livello di distanza ci si può fare tranquillamente anche una gara di 80-100 km senza nessun problema. Una scarpa che anche correndoci per tanti chilometri e tante ore comunque vi darà sempre un'ottima ammortizzazione. Arrivando dunque alle conclusioni, parliamo del prezzo perché queste Trabuco 12 vengono vendute da ASICS a 160 euro, online si trova già anche a 130.
Ve le consiglio? Sì, io mi sono trovato strabene, come mi ho trovato molto bene con la sorella Trabuco 11 uscita l'anno scorso. Devo dire, è un'ottima scarpa a tutto fare, una scarpa che poi pesa anche solo 314 grammi nella taglia 42 uomo, una scarpa che poi è realizzata anche per il 50% da materiali riciclati, quindi anche da questo punto di vista molto bene. Una scarpa che sì, vi consiglio veramente tanto e secondo me rimane una delle migliori scarpe che si possono acquistare nel mondo del trail running. E detto ciò ragazzi, io nella speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!